tutti! Oggi abbiamo fatto gli occhi di Santa Lucia, dei dolcetti tipici natalizi che facciamo nella stagione appunto del Natale a Bari e come al solito vi facciamo vedere tutto il procedimento. Come si fanno gli occhi di Santa Lucia? La festa di Santa Lucia coincide con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Cadendo nella stagione dell'Avvento, il giorno di Santa Lucia è visto come un evento che segnala l'arrivo del Natale. Non è difficile capire il motivo per cui si chiamano occhi di Santa Lucia. Vedete la forma? Sembrano dei piccoli occhietti. È molto comune a Bari fare dei vassoietti confezionati con questi dolcetti e regalarli, oppure vedete noi li stiamo mettendo in un barattolo di vetro. Sono dei dolci tipici da credenza, quindi si mantengono anche per un bel po'. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare gli occhi di Santa Lucia sono 300 g di farina zero, 100 ml di vino bianco, 100 ml di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Questo per l'impasto. Per quanto riguarda invece la glassa, andremo ad utilizzare 200 g di zucchero a velo, 3 cucchiai di acqua e mezzo succo di limone. Abbiamo mischiato vino e olio e li abbiamo leggermente riscaldati, quindi devono essere tiepidi. Andiamo ad aggiungere l'olio e il vino che abbiamo leggermente scaldato nella farina. Facciamo piano piano, vedete abbiamo fatto il classico buco al centro e andiamo ad amalgamare. Mettiamo un pizzico di sale. Fare questi biscotti tipici pugliesi è davvero molto semplice. Noi in genere li facciamo il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia. E ci rimangono un po' per tutte le feste perché sono classici biscotti, paste secche da credenza, quelle che rimangono per tanto tempo. Ovviamente dovete tenerli chiusi, ben chiusi. È un po' come tutti i biscotti tradizionali, le paste secche tendono un po' a scomparire perché sono dolci della tradizione. E quindi per noi è molto importante mantenere la tradizione. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di farvi vedere questa videoricetta. Cercate di fare i biscotti tradizionali, magari coinvolgendo i bambini e raccontando loro la storia che c'è dietro questi biscotti. Quindi impastiamo a mano e aggiungiamo sempre piano piano vino e olio. Ovviamente è facile capire il motivo per cui si chiamano occhi di Santa Lucia, hanno questa forma, sono dei tarallini piccoli, molto più piccoli di quelli tradizionali, che ricordano appunto gli occhi della Santa. Vi facciamo vedere la consistenza, vedete, deve essere così alla fine, l'abbiamo impastato veramente per pochissimo, pochi minuti, quindi in poco tempo avete l'impasto pronto. Chiudiamo con un sacchetto di plastica l'impasto perché si deve mantenere e non seccarsi mentre prepariamo le varie forme. Quindi prendiamo un pezzettino che andiamo a lavorare e consigliamo poi di coprire il resto dell'impasto con sempre il sacchetto di plastica in modo che non si secchi. Ora vi facciamo vedere come dare forma ai nostri tarallini, agli occhi di Santa Lucia. Deve essere quanto la lunghezza la larghezza del palmo della mano. Ok. Questo è un po' più lungo. Utilizzate la mano come misura. È più stretto di un mignolo, un po' più stretto. Ok. Quindi lo prendiamo all'estremità dell'indice. E facciamo il tarallino. Piccolo deve essere. È semplicissimo, ma ve lo facciamo rivedere. Quindi facciamo il serpentello, tagliamo l'estremità, più o meno ci regoliamo con il palmo della mano, e chiudiamo. Cercate dunque di ricordarvi le misure che stiamo utilizzando, anche perché dovrete cercare di farli tutti uguali, in modo che abbiano un bel aspetto.
Sapete che noi adoriamo i biscotti regionali, ve li stiamo facendo vedere un po' tutti, vi abbiamo fatto vedere le intorchiate, ma vi abbiamo fatto vedere anche altri dolcetti tipici natalizi come le paste reali, le paste di mandorla, le cartellate. Ve le mettiamo tutte in descrizione. Fateci sapere tra l'altro nei commenti quali sono secondo voi i dolcetti natalizi che non devono mai mancare sulle vostre tavole. Per noi vi abbiamo detto occhi di Santa Lucia, cartellate e paste reali sono immancabili. Però fateci sapere voi, magari anche se siete di altre zone della Puglia, perché magari gli occhi di Santa Lucia sono tipici di Bari. Però ci sono altri dolcetti, paste secche, sparsi per tutta la Puglia. Può capitare, tra l'altro, che li avete assaggiati magari in passato, gli occhi di Santa Lucia non vi sono tanto piaciuti perché troppo duri. Con questa ricetta non vengono affatto duri, quindi se seguite tutto il procedimento e i nostri ingredienti vedrete che non avrete problemi. Tutte le dosi precise degli occhi di Santa Lucia le trovate in descrizione, quindi in info box sul nostro canale YouTube, ma se volete informazioni su questi dolcetti tipici natalizi della Puglia le trovate sul nostro sito www.cucinageek.it, dove mettiamo tutti i trucchi segreti per far venire bene i piatti tipici pugliesi. Preriscaldiamo il forno a 160 gradi statico. Abbiamo preparato 64 occhi di Santa Lucia e li mettiamo in forno. Attenti alla cottura, nel nostro forno cuociono più o meno in 25 minuti. Nel vostro forno potrebbe essere che cuociono per 20 minuti, comunque 20-25 minuti massimo, altrimenti questi tarallini dolci rischiano di venire durissimi. State attenti alla cottura. Bene, dopo 25 minuti possiamo sfornare i nostri occhi di Santa Lucia, appena si sono dorati un po', in modo che non vengano duri. Facciamo raffreddare i nostri tarallini e nel frattempo ci dedichiamo alla glassa, che in dialetto si chiama Schlepp. Mettiamo il succo di limone nello zucchero a velo e aggiungiamo l'acqua e mescoliamo. Anticamente si metteva anche l'albume nella glassa, però essendo uovo crudo ora si tende a non far più. Quindi anche quando comprate gli occhi di Santa Lucia dal panificio, se è fatto con la glassa che contiene albume, ricordatevi che si tratta di uovo crudo. Non dovrebbero venderli ormai, però c'è qualcuno che li fa ancora perché sono tradizionali così. A meno che voi non abbiate le galline in casa che vi fanno le uova e quindi conoscete, anche se anche in quel caso non dovreste rischiare. Però comunque la glassa viene benissimo così, la glassa dolce, senza mettere l'albume. Se poi volete metterlo, mettetelo. Però vedrete che adesso i tarallini verranno tutti bianchi, glassati, che poi la particolarità degli occhi di Santa Lucia è proprio questa, che il tarallo non è né dolce né salato. Ha questo gusto abbastanza neutro e poi c'è questa glassa dolcissima che li trasforma in biscotti dolci. Quindi abbiamo amalgamato, vedete, questa è la consistenza giusta, è venuta bella cremosa la glassa senza utilizzare albume. Adesso vi facciamo vedere come li glassiamo, quindi vedete li praticamente immergiamo nella glassa, ci aiutiamo con la pinza poi per tirarli fuori.
Devono essere tutti belli bianchi. Quindi li immergiamo e poi li tiriamo fuori, li mettiamo su una grata per asciugarsi. Ecco qui. Vi consigliamo di lasciarli ad asciugare per un paio di ore, quindi non toccateli per 2 ore circa. Bene, la ricetta è terminata. Se rifate la nostra ricetta, fatecelo sapere nei commenti, taggateci su Instagram e mandateci le foto dei vostri occhi di Santa Lucia su Facebook, un gruppo che è diventato davvero molto attivo. Lo trovate cercando Cucina Geek su Facebook. Ovviamente iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella in basso a destra sotto al video di YouTube se volete ricevere le notifiche ogni volta che facciamo una ricetta come questa. Noi facciamo ricette tipiche pugliesi, ricette tradizionali italiane, quindi iscrivetevi se vi piacciono. Alla prossima ricetta, ciao!